oggi e quello che stiamo facendo da un po' di tempo è di metterci in discussione in maniera franca. Si tratta di farlo qui per capire meglio i problemi che ci riguardano e cercare soluzioni. La rivoluzione digitale ha sconvolto tutte le consuetudini e messo in crisi i modelli di business a cui eravamo abituati. Dal canto mio vorrei cogliere l'occasione per annunciarvi che la Camera prosegue il suo sbarco nel mondo della comunicazione digitale. Il 2 giugno saremo online con la pagina Facebook della Camera dei Deputati, spero che ci seguirete. Il mondo fuori è totalmente cambiato e soprattutto il punto centrale è che è cambiata l'attenzione. La dieta informativa era come la dieta alimentare delle persone. Era scandita in tre momenti: la colazione, il pranzo e la cena. Sostanzialmente oggi tu paghi la connessione e poi però hai un continuare un consumo di informazione, in questo senso che in gran parte è gratuita. Nel 63 Martin Luther King parlava, il discorso si chiamava I Have a Dream, è stato ucciso Kennedy, disastro del Vajont, ha esordito Calimero in TV e i Beatles hanno pubblicato il primo album, che si chiama Please Please Me. Nel 63 era più o meno 10 anni prima delle prime radio libere, 20 anni più o meno prima delle TV private, 30 anni prima di internet come fenomeno sociale, 40 anni prima della banda larga. Calimero forse no, ma direi che alcune di queste cose che ho elencato rapidamente hanno a che fare col nostro mestiere. Il nostro mestiere è cambiato, la legge che riguarda il nostro ordine professionale è stata rappezzata, sistemata e aggiunta, ma sostanzialmente è quella. A un click di distanza da qualunque vostro articolo c'è tutto il mondo. C'è una fotogallery, c'è un video, c'è la possibilità di comprare le vacanze, un biglietto aereo, di giocare, di guardare le foto dei figli o degli amici. Quel che manca ogni tanto è appunto la capacità, la possibilità di saper distinguere, ed è lì che dobbiamo poggiarci, l'autorevolezza di una notizia da bufala classica, che purtroppo ne girano tante sui social network. Ogni giorno, direi ogni ora, i giornalisti nelle redazioni devono fare delle scelte molto rapide, no? Questa è una delle foto più condivise sul terremoto in Nepal, l'immagine di due piccoli, apparentemente, di due piccoli orfani che si consolano, e addirittura credo che abbia anche fatto scattare delle richieste di donazioni, ma non è stata fatta in occasione del terremoto in Nepal. Risale a 10 anni fa in Vietnam, i bambini non erano neanche orfani, e così ha raccontato un fotografo che ha scattato la foto. L'ordine per come è non ha più senso di esistere, non che la sua abolizione porti tout court a una nuova età dell'oro del giornalismo italiano, piuttosto la sua permanenza rischia di essere più che altro un ostacolo alla libera circolazione della nuova linfa che deve alimentare la professione e un impedimento per chi è dentro a guardare con coraggio gli orizzonti che stanno fuori. C'è l'assoluta volontà di andare a un'apertura proprio per venire incontro ai giovani e alle mutazioni non solo generazionali ma anche le mutazioni che riguardano le nuove tecnologie che una volta erano inimmaginabili, invece oggi sono protagoniste. Per avere dei lettori dobbiamo fare due cose: raccontare qualcosa che la gente non sa ed essere in grado di farlo e essere credibili, o credibili noi come giornalisti rispetto al pubblico, o credibili come testate, quindi sì all'ordine ma solo come bollino blu. Di quale mondo stiamo parlando? Stiamo parlando di colleghi che debbono lavorare con ritmi da miniera, con ritmi da miniera per poter andare in pizzeria la sera? L'ordine ha ragione di esistere per quello che diceva Peter. La vigilanza sulla deontologia. Dateci una riforma che prevede un canale di accesso anche per via universitaria, senza abbandonare la residua vita tradizionale. È un problema che il sottosegretario Lotti vuole affrontare. Partiamo dal presupposto che dobbiamo affrontarlo nel contesto rinnovato post-crisi, dalla crisi da cui stiamo uscendo grazie alle misure del governo, ma anche sapendo che anche in precedenza un ordine organizzato come quello in Italia era comunque una specificità non duplicabile in tanti paesi partners.
e non si può dire che per certificare il giornalismo di qualità ci debba essere necessariamente un ordine organizzato come quello che c'è. Allora, io credo, cari colleghi, che prima o poi qualcuno si chiederà o ci chiederà a cosa serve l'ordine. Se la risposta sarà serve a definire e regolare una professione fondamentale per la nostra democrazia, l'ordine dei giornalisti è salvo. Se la risposta è invece serve a andare a Gardaland o a esibire un tesserino come questo per andare al cinema, non serve, siamo già finiti.